Guardo l'ultimo lavoro che ancora ho al cavalletto, ascoltando la musica che preferisco. Questo stimola tantissimo la mia immaginazione. Prendo appunti, più o meno distrattamente, e via via definisco le idee per future opere. In genere la messa a punto di un progetto è piuttosto rapida, ma non lo è stato per realizzare questo trittico. Troppo articolato e complesso. Ci sono tornato molte volte prima di stabilire come lo volevo. A dirla tutta, non mi era mai capitato prima di metterci più di 3 anni per completare un lavoro. Ricordo i primi appunti risalgono a fine 2012 ed è stato messo in cornice nell'estate del 2017. L'unica concessione ad un lavoro al cavalletto, con matite e colori come da tradizione, è l'uso della macchina fotografica durante le sedute di posa. È una questione di tempistiche e di costi anche. Una volta stabilito il soggetto di una nuova opera, ho la necessità di trovare le persone che poi mi faranno da modelli. L'opera in oggetto, l'Inferno, è la terza e ultima tavola di un trittico basato sul dipinto di Hieronymus Bosch, Il giardino delle delizie. Non ho mai capito veramente il significato della sua opera, né quale fosse la destinazione finale. Esistono decine di interpretazioni da parte di storici dell'arte di ogni epoca, ma il risultato è che rimani sempre con un punto di domanda. Poco importa. Quello che invece conta è che io ho sempre guardato con stupore e ammirazione il capolavoro di Bosch e penso che dopo che l'hai visto una sola volta non te lo dimentichi più. È quella che io definisco un'autentica opera iniziatica. Con il materiale fotografico e gli appunti a disposizione inizio il disegno. Utilizzo delle tavole in legno di pioppo, trattate con gesso di Bologna, colla e acqua come superficie su cui dipingere. Disegno prima a matita e poi ripasso con matite grasse per rendere il disegno stesso più solido, che poi
cerco di completare anche con il chiaroscuro, prima di iniziare a stendere il fondo. Riguardo il mio lavoro, ho avuto e continuo ad averlo un unico principale interesse, la figura umana. Il fondo è una stesura molto informale di colore ad olio diluito in acqua ragia, sulla quale intervengo assottigliando ulteriormente lo strato di colore usando stracci e spruzzando ulteriore diluente. Il risultato è una superficie cromatica che mi dà l'idea dei volumi e dell'atmosfera che caratterizzerà l'opera finita, senza comunque coprirne il disegno sottostante. Uso la pittura perché, a mio avviso, ad oggi e a dispetto di tutta la tecnologia che ci circonda, non esiste qualcosa di più profondo, evocativo, emozionante di un quadro ad olio ben eseguito. A fondo secco. Posso iniziare con la pittura ad olio definitiva, stesa a corpo e per velature successive, insieme al disegno e alla parte più impegnativa dell'intera operazione. Ho sempre un approccio molto istintivo e poco scientifico, se così posso dire. In pratica non penso, faccio. Il mio fine è arrivare il prima possibile alla conclusione dell'opera, mantenendo un costante equilibrio tra qualità pittorica e velocità di esecuzione.
dire che è raro che mi appassioni al lavoro di un altro artista al punto di volergli rendere omaggio citando una sua particolare opera. Neanche quando stavo al liceo sopportavo l'idea di copiare le opere di grandi maestri, preferivo inventarmi i soggetti. Tuttavia è successo con Bosch e il suo trittico, perché, tra le altre cose, ho intravisto nelle sue tavole il prototipo della mia idea, una specie di riassunto in tre parti della natura umana, tra erotismo, spiritualità, peccato ed espiazione. Vorrei inoltre precisare che di Bosch nella mia opera si possono intravedere alcune citazioni, più o meno dirette, in un contesto del tutto personale, dunque tutt'altro che una copia. Solo per questioni geometriche e di equilibrio formale ho preferito cambiare l'ordine di letture del suo trittico, ponendo al centro il paradiso terrestre che io ho tradotto in un matrimonio e che prevede solamente le tre figure, e, rispettivamente a sinistra e a destra, i pannelli del giardino e dell'inferno che, invece, sono densi di corpi e senza un ordine apparente. In questo modo la visione d'insieme del trittico è sostanzialmente equilibrata e simmetrica. Come accennavo prima, nel mio caso si tratta di una breve storia dell'umana sessualità. Mi piace anche vederlo come le tre età dell'eros, l'adolescenza, la giovinezza e la maturità. Dunque, la tavola centrale, il matrimonio, è l'inizio. La visione della sessualità nella sua forma più pura e nel rispetto della tradizione religiosa. La seconda parte, il giardino, è una sorta di scoperta dei piaceri del sesso e il conseguente distacco dai valori morali espressi nel matrimonio. L'idea del libero amore, della gioia di vivere, un'utopica età dell'oro dell'umanità, tanto bella quanto effimera. Un breve passaggio prima di arrivare alla tavola di destra, l'inferno, il caos e il disordine morale, conseguenza di esperienze sempre più eccessive, dove il superamento dei tabù porta ad un degrado morale e sessuale fino ad arrivare alla violenza e oltre. Non voglio entrare nel merito del significato ultimo dell'opera. Come per Bosch, credo, ognuno è libero di vederci quello che gli pare. Stendere la vernice finale è ovviamente l'ultima operazione. Un passaggio abbastanza delicato ma necessario, non tanto per la conservazione del dipinto, quanto per dare all'opera una maggiore omogeneità e profondità cromatica, eliminando quei difetti e opacità tipiche delle sovrapposizioni di colore nell'olio. Io ho sempre detto che il posto migliore dove esporre un'opera è un luogo di culto. Dunque, inutile dire quanto mi piacerebbe trovare un altare o semplicemente l'angolo di una chiesa, preferibilmente consacrata, dove lasciarlo per il resto dei suoi giorni. Così che i fedeli o semplici amanti dell'arte possono esporsi all'opera,